sono Amina, sono di origine senegalese, 25 anni e faccio la modella come lavoro e tante altre cose che non mi ricordo. E ho un brand abbigliamento, in più mi muovo su dei progetti umanitari, ma preferisco non parlarne di questa cosa. Per il momento ci focalizziamo sul fare la modella, che è la mia attività principale. Quando sono arrivata a Milano 2 anni fa, per la prima volta che sono venuta in Italia, ho conosciuto una ragazza che faceva scouting e mi ha preso e mi ha detto, in realtà mi ha detto: cosa fai nella vita? Io gli ho detto: studio. E mi fa: stai sprecando un sacco di soldi. Da lì mi ha preso per fare la modella. Poi sono stata rappresentata da altre agenzie tramite lei e nulla, è un lavoro che mi piace. Allora, da piccola il mio sogno era essere cantante e mi ricordo sempre, perché io sono cresciuta in una città turistica in Senegal e mi ricordo ero sempre sopra i tavoli con due foulard a cantare con i turisti che mi facevano un sacco di foto, tutto quanto, quindi sono sempre stata terribile. Però fare la cantante è stato mio sogno e ho cantato e ritornerò a cantare e per il momento sto facendo un piccolo break. Fa come vuole, non dà nessuno. Non mi ricordo bene le parole, sai, il mio italiano non è così. Però è bello, mi piace questa canzone. A parte quello, Whitney Houston, How Will I Know? Piace di più nel lavoro che faccio è viaggiare, incontrare gente nuova e sì, perché io sono una persona molto chiusa, sì, diciamo la gente non viene da me, io non mi apro, quindi lavorando come modello mi aiuta molto a socializzare con la gente perché è un mondo aperto e tutto quanto, diciamo. Questo mi piace in più, io sono qua da sola in Italia senza famiglia, quindi lavorando tutti i giorni con persone diverse anche mi aiuta, diciamo, a sentirmi con delle persone che, diciamo, non mi sento da sola, diciamo, così. Devo dire la verità, all'inizio era un po' difficile, poiché anche i miei genitori non volevano e sì, poi alla fine mio padre mi ha lasciato andare perché mi conosce, sa che io sempre sono stata indipendente e dovunque sono me lo cavo. E all'inizio, prima di venire qua, sai, ci sono un sacco di, come si dicono, prototipi, non so come è la parola in italiano, che la gente non viene nel posto, ma da lontano giudicano c'è questo, c'è quell'altro. Quindi ho avuto un po' paura venendo da sola, ma all'inizio era un po' difficile, poiché anche c'era il Covid, non potevi uscire da sola, nuova. Però, meno male, c'erano un gruppetto di vecchie nel mio condominio che andavo a giocare briscola con loro e poco a poco sono entrata nella società, diciamo così. Cose che preferisco su di me, il fatto che sono molto forte come ragazza, perché io conosco delle persone che non è una cosa che magari diciamo in cui mi vento, si dice, però lo so di esserlo perché sono passata in tante cose diverse, difficili anche. E non chiedo mai aiuto a nessuno, ce la faccio sempre e riesco sempre a rialzarmi, questa è una cosa che mi piace di me stessa. Altra cosa, non mi stanco mai di lavorare, ovviamente perché è l'unica cosa che mi dà sicurezza, quindi sono molto felice di questa cosa. E la terza, non lo so, la terza, cosa dovrebbe essere? Beh, non voglio dirlo, ma mi piace aiutare, quindi sì.
Tra 20 anni mi vedo in mezzo alla natura a scrivere i miei libri, cantare e non lo so, avere magari amici, perché io la vita magari mi dico adesso voglio lavorare tutto quello che posso e tra 20 anni vorrei solo rilassarmi lontano di questo mondo ormai che è diventato un casino e vivere la vita tranquillamente perché non serve tanto per essere felice. Se io arrivessi a quello che voglio realizzare, quello che mi vorrò dire in quel momento e ce l'hai fatta. Però io sono molto, non so come dirlo, sono molto difficile con me stessa. Non mi faccio mai complimenti, tutto quello che faccio non è abbastanza e non lo so, magari con il tempo cambierò perché la gente cambia, soprattutto le donne. E non lo so cosa vorrò dirmi in quel momento, dipenderà dei miei sentimenti e di che persone sarò. Ora, 5 complimenti. Sei bella, sei brava, sei forte. Siamo 3. Altri 2, vai. Non molli mai, che è anche una cosa bella, ma quinto non lo so. Mi dai una? Non lo so, guarda, 5 complimenti, siamo 4, non lo so, ripartiamo da capo. This is me, this is my dream.